queste 16 pagine. Però oggettivamente, a seguito appunto di un'analisi, di uno studio che è stato fatto, io farò un discorso molto generico che è alla base di questa riscrittura. L'anno scorso quest'Aula, tutta assieme, diciamo, chi l'ha sostenuto o meno, comunque ha scelto un percorso ed era quello di non continuare a finanziare la cosiddetta ex tabella H, quindi tutti gli enti che erano compresi in quell'elenco, legge istitutiva, legge non istitutiva, poco importa, io non voglio, come ha detto correttamente il collega Longhi, che poi uscisse in maniera strumentale un'informazione da qua dentro. All'interno di quella tabella, tutti lo sanno, c'erano enti che sicuramente di grande valore, enti che forse stridevano con un finanziamento pubblico, però comunque in entrambi i casi, governo, Parlamento, tutti assieme, si è scelto un percorso. Il percorso era che comunque una parte, circa 8 milioni se non ricordo male, venivano messi, accantonati, utilizzati attraverso un bando, quindi tutti gli enti, fondazioni, chiunque, secondo i bandi d'appartenenza, presentava una domanda e in base alla storia e ai criteri che poi i vari assessori hanno valutato, sono stati, diciamo, in parte finanziati. Sicuramente non hanno ricevuto i contributi precedenti. A oggi ci ritroviamo in una riscrittura, ripeto e sottolineo, chi ha leggi di riferimento e chi no, comunque 18 capitoli che vanno a finanziare in maniera diretta quegli stessi enti che erano, giustamente o non giustamente, io entro, diciamo, non entro nel merito, ma che questo Parlamento aveva scelto di utilizzare un'altra strada di finanziamento. In questo modo non si farà altro che fare comunque ingiustizia, perché ad oggi riceviamo comunque tante chiamate di quelli che tra questi 18 non sono stati compresi e non si capisce come questi sì e altri no. Ripeto, io non li menzionerò, non dirò nulla, però sappiamo, anche perché li ho contati, che ci sono 18 capitoli di rifinanziamento di quegli stessi enti. Questo non vuol dire che è giusto o sbagliato, però sicuramente un errore è stato fatto, perché se il Presidente mi sostiene che è stato in parte e forse erroneamente messo sotto pressione perché questi enti non erano stati finanziati, sicuramente non era stata giusta rifinanziarli. Abbiamo fatto un errore, non abbiamo trovato gli strumenti giusti per dare delle risposte. Non è questo un metodo per dare una risposta, a reinserirli ad oggi in questa riscrittura. E quindi noi sicuramente chiederemo e motiveremo tutti assieme, tutto il gruppo Movimento 5 Stelle, comunque di cassarlo. Anche perché oltre a questo, e sottolineo un altro aspetto che per noi comunque è grave, visto che qua parliamo di lavoratori, sviluppo, cioè gente, e cerchiamo di raschiare anche un po' il barile di questa finanziaria che ha una coperta, diciamo, oramai troppo stretta, andiamo a rifinanziare comunque comandati. Che io ricordo in commissione bilancio si era fatta anche una discussione. I comandati sono quelle figure, per chi lo ricordo in primo a me stesso, non ha un ente, ad esempio magari qualche figura che non ha l'ufficio di presidenza, allora che fa? Non ha quella figura, deve lavorare in un determinato percorso e chiama un comandato, un distaccato, e come l'ufficio di presidenza di questa assemblea può essere anche della regione, ma prima deve fare una cernita alle proprie figure. E siccome stanziamo diversi soldi, centinaia, e abbiamo e siamo criticati in tutta Italia come la regione con maggior numero di dipendenti, io non credo che ancora dobbiamo andare a finanziare i comandati. Poi se è perché dobbiamo fare il regalo all'amico di turno è un altro discorso, ma non mi sembra corretto inserirli attualmente qua dentro. Non è giusto, non è moralmente corretto. Questo. E sottolineo anche un altro aspetto che io spero che tutta la Commissione Bilancio abbia anche un sussulto un po' d'orgoglio. Perché? Perché non riesco più a capire qual è l'utilità della Commissione Bilancio. Qual è l'utilità di una commissione che si chiama Bilancio e Programmazione quando discutiamo, ci confrontiamo, abbiamo spesso opinioni divergenti, però comunque facciamo
un lavoro minimo, criticabile, ma è un lavoro. È uno schiaffo a questo lavoro ripresentare in aula uno stravolgimento, anche perché, questo mi riferisco all'assessore, che spero, diciamo, ascolti le mie parole, la strada, il percorso in commissione del rifinanziamento o non rifinanziamento di alcuni capitoli era dettato da un contraddittorio, un dibattito, forse una motivazione che lei puntualmente ha sempre spiegato. Ad oggi sono 16 pagine che in 5 minuti non si possono rispiegare, si possono dare solo delle scuse o delle giustificazioni, più o meno a un operato di un governo, ma non è giusto mortificare in questo modo l'intera commissione bilancio. Io mi sento mortificato e chiedo al governo intero di prenderne atto e di stralciare quello che oggettivamente può essere discusso successivamente con norme in materia ad hoc, e diamo delle risposte, perché, come qualche collega in commissione bilancio ha sottolineato, che non è giusto che i disabili vengano, sembra quasi a fare la questua ogni finanziaria. Dobbiamo dare delle risposte e non le diamo in questo modo, anche perché se poi giustamente fanno dei paragoni con i contributi precedenti, con quanto è stato dato, con quanto è giusto. Cioè, noi siamo arrivati al paradosso, ho sentito mettere sul piatto della bilancia le disabilità. Un sordo non ha più diritti o doveri rispetto a un cieco, hanno delle disabilità entrambi e non li possiamo mettere neanche l'uno contro l'altro, non è giusto. E anche a queste risposte persone bisogna dare delle risposte. Quindi questo modo di operare non lo condividiamo e non lo sosterremo. Spero che queste mie parole vengano assorbite dal governo e che faccia un passo indietro, perché questo è fare 100 passi indietro. Grazie. Grazie, onorevole Ciaccio. Allora, se non ci sono altri...